La nuova casa di Leo. Guardate! Leo il camion sta andando lungo la strada. Ora sale sul ponte. Leo, cosa vedi nel fiume? Una barca! Ciao, barca! C'è un caschetto sull'altalena. Leo, oggi ti servirà. Oh! Sei pronto a costruire una casa? Scarichiamo le parti, Leo. Vediamo che cosa hai portato. Dobbiamo mettere i coni e i cartelli vietato l'accesso. Così nessuno entra dove costruiamo. Ora costruiamo i muri del secondo piano. E il tetto. Le finestre sono triangoli e quadrati. Ecco le porte! Oh, e questo? Che cos'è? Un ascensore! Queste sono le lampade. Oh, un elicottero trasporta una rampa! Così possiamo raggiungere il tetto. Leo, manca qualcosa? Abbiamo bisogno di trovare una porta. Cerchiamola. Ecco, ci sono due porte qui. E Lifty ne sta portando una terza. Quale scegliamo? Pensiamoci bene. Questa va bene? No, troppo bassa. E questa porta invece? No, troppo stretta. Leo, ecco! Questa è la porta giusta per il tuo garage. Mettiamola al suo posto. Si apre!
cosa stanno portando Lifty e Scoop? Portano delle lettere. Oh, splendido! Ora sulla casa c'è la scritta Leo. Venite, andiamo a visitarla. Abbiamo costruito una bellissima casa, Leo. Giochi con Leo! Leo, il camioncino curioso. La casa di Lea. Ciao Lea! Ciao Buongiorno. Leo! Buongiorno! Ciao Lifty! Sei molto impegnato! Un televisore, bello! Max sta scavando delle fondamenta. La betoniera le riempie di cemento. I robot portano gli pneumatici. Ops! Ah, attenzione! Begli occhiali, Max! Il cemento si è asciugato, è forte. Costruiamo la casa di Lea. Ma il robot blu è in vena di scherzi. Robot viola, non te la prendere! Ehi, ma così lo stai provocando? Oh, fatela finita! Amici robot, basta scherzare! Diamo una mano. Voi mettete su una torre di pneumatici per appoggiare la TV. Il televisore è al sicuro e iniziano i lavori. Tanto materiale! La gru che solleva le pareti. Gli oblò. Il tetto tutto rosa. Le finestre. L'ultimo oblò. E il tettuccio e la serranda per l'ingresso. Max pianta una colonna. Gli pneumatici sono una protezione. Ma sopra vanno i pannelli che, riscaldati dal sole, producono corrente. La casa di Lea. Un bellissimo garage. Ma i robot impazziscono per il televisore. Ah! Calma, lo trasporto io. Già, loro combinano troppi guai. Ehi, robot! Il televisore ha bisogno della parabola. Non ascoltano. Qualcuno di voi è capace di montarla? Come possiamo fare? Intanto Lifty ha montato il televisore.
ma non funziona. Serve la parabola che è là fuori. Stanno arrivando i robot, vogliono vedere i cartoni animati. Il robot rosso è molto deciso. Ma non è un frisbee! Ops! Nonno! Io so come fare, venite con me! Giusto, bisogna trovare un palo per collocare la parabola in alto. Forse quello blu? Oh no, 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 ci vuole più robusto. No, questo è brutto. Il traliccio rosso, approvato! Sì! Al robot rosso piace manovrare la grande gru. Ha un braccio lungo e potente. E piazzare il traliccio e la parabola sul tetto appena costruito è facile. La TV funziona! Vasche di palline colorate, pesci in fondo al mare. Stanno per iniziare i cartoni animati! Evviva! Venite presto! Robot, basta litigare! Andiamo! Bellissima la casa di Lea! Ciao bambini, alla prossima puntata! Ci siamo anche noi in TV!